Simone, ci vuoi dire cosa sono questi colori, questi pennarelli, questi fogli, a cosa servono qui in Piazza Doria Garbagna? Sì, questa mattina con i bambini di Garbagna abbiamo fatto un laboratorio, abbiamo scritto insieme una poesia, però diciamo, ho cercato anche di spiegare che cos'è la poesia. Per me la poesia è prima di tutto condivisione, per questo con questi colori tutti i bambini hanno preso una loro parola e l'hanno disegnata, però la cosa divertente è che tutti i disegni sono stati colorati da tutti i bambini contemporaneamente, quindi ogni disegno era stato realizzato da ciascun bambino che ha preso parte all'iniziativa. Buongiorno, buongiorno da Garbagna, in cui in questi giorni durante il festival teatrale stanno comparendo degli strani... cosa sono questi qua? Dei messaggi, delle poesie itineranti? Cosa sono? Ah, questa è poesia di strada, è una forma di poesia di strada. Io sono Mauro di Poesie Popcorn e noi portiamo le nostre poesie, perché siamo in due, io e Stefania che oggi non c'è, portiamo le nostre poesie nelle città con diversi mezzi, come installazione, come in questo caso, che sono dei lenzuoli sui quali abbiamo dipinto le nostre poesie, oppure dipingendole direttamente sui muri, come delle vere e proprie opere d'arte. Perché poesia di strada? Proprio perché appunto è una poesia che vive tra le persone, quindi dove le persone vivono, non poesia scritta sui libri. E perché è in contaminazione con le forme artistiche dell'arte urbana, quindi ad esempio i graffiti, le installazioni e quant'altro. Come scegliete i luoghi in cui installare le vostre poesie? Allora, i luoghi principalmente noi cerchiamo di rigenerare dei luoghi urbani, piccole città o grandi città, nei quali appunto con i nostri interventi possiamo riportare la bellezza e o il pensiero. E in alternativa, diciamo, seguiamo una serie di festival come questo di Garbagna. Che fine fanno le vostre opere? Le nostre opere sono per le persone che le leggono e che quindi possono anche prenderle e portarle a casa con loro. Quindi sono loro. Grazie mille. Grazie. Arte da tutti per tutti. Anzi, da popcorn per tutti.